Ciao ragazzi, come state? Io sono Walter Stolfi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che secondo me è molto interessante per voi: la differenza tra due fotocamere per fare street photography, una Fujifilm X-E4 e una Ricoh GR3X. Vediamo quali sono le differenze tra queste due fotocamere. Quindi vediamo un po', eccole qui, ce l'ho qui sulla mia destra, la Ricoh e la Fuji. Vediamo un po' di capire quali differenze ci sono tra le due. Se state e volete acquistare una camera per fare street photography, perché faccio questo video? Perché ultimamente mi viene fatta spesso questa domanda: quale mi consigli tra X-E4, Fujifilm X-E4 e Ricoh? Quale mi consigli tra le due? Se andate a vedere i miei video c'è spesso questa domanda, anche sugli short e anche sul mio direct Instagram, spesso mi fanno questa domanda. Mi consigli quale tra le due scelgo? La Fuji, la Ricoh? Io posseggo già una camera, però mi serve una camera per fare una camera compatta, per fare solo street photography, quindi una camera diversa da quelle che ho. Quindi anche questa cosa qui, volevo anche darvi degli spunti se avete già una camera, se non l'avete, volete acquistare la prima camera, quindi vedere un po' su quale delle due orientarvi. Eccole qui, Fujifilm e Ricoh. Allora, partiamo dalla Fujifilm. Mettiamo un attimo da parte la Ricoh, partiamo dalla Fujifilm. Allora, la Fujifilm, prima di tutto, è una mirrorless, ok? Con obiettivi intercambiabili, quindi poi hai la possibilità di cambiare diversi tipi di lunghezze focali in base a quello che vuoi fare, no? Quindi già questa è una cosa da tenere in considerazione. Qui ci sono gli obiettivi da cambiare. È una PSC, ha anche un aspetto, a me piace tanto, è un aspetto molto retro, un po' vintage come quelle di una volta, ripeto, una PSC, 26 megapixel, ha una sensibilità ISO che va da 160 a 12.800, una cosa del genere, comunque è abbastanza reattiva, l'autofocus è buono, non come quello della Sony, devo dire la verità, l'autofocus della Sony secondo me fino adesso non lo supera nessuno, però ha un ottimo autofocus questa Fuji. Cosa mi piace? Mi piace di questa Fuji che le dimensioni, quindi che è piccolina, anche gli obiettivi sono anche loro con delle dimensioni contenute, quindi da proprio da fotografia di strada, da street photography, che la street photography ha bisogno di un'attrezzatura non troppo ingombrante, prima di tutto per il peso, devi essere, perché spesso stai tante ore in giro, quindi hai bisogno di un'attrezzatura leggera, compatta, e questa secondo me è perfetta. I profili colore Fujifilm sono una cosa eccezionale, sono bellissimi, quindi hai i profili colore Fujifilm, da tenere in considerazione anche questa. Cos'altro posso dire di questa Fujifilm? Posso dire che il corpo macchina non è stabilizzato, quindi se devi prendere degli obiettivi stabilizzati, questa cosa qui è una pecca, però tutto sommato è un'ottima camera, io mi ci trovo molto bene. Quindi questa camera qui io la consiglio a un utente, a una persona che vuole acquistare la sua prima vera camera per fare street photography, ok? Se ti stai dilettando, ok, con una tua camera o magari anche con il telefono e vuoi fare quel passo in più e vuoi acquistare la tua prima mirrorless per fare street photography, questa è un'ottima scelta. È una camera di qualche anno fa, però è perfetta, cioè non ha nulla da invidiare a quelle più moderne, anche per i prezzi, no? Perché ovviamente se parliamo di camere che sono uscite quest'anno o l'anno scorso, hanno dei prezzi folli, quindi anche il prezzo bisogna stare attenti anche al prezzo se è la tua prima camera da acquistare. Io penso che se tu stai acquistando, se è la tua prima camera, non bisogna spendere delle cifre folli. Comunque queste due camere, sia la Fuji che la Ricoh, comunque hanno dei prezzi medio-alti, quindi anche questa cosa qui. Però se vuoi un certo tipo di camera e vuoi fare un certo tipo di fotografia, hai bisogno comunque di una camera con delle prestazioni abbastanza buone, no? E questa non è male. Quindi ti ripeto, se vuoi acquistare la tua prima camera, questa qui è ottima, ok? Ti ricordo che se vuoi approfondire il mondo della street photography, ho un corso online dedicato, quindi puoi seguirlo comodamente da casa tua. Se vuoi approfondire, ti lascio il link in descrizione. Parliamo della piccolina, della Ricoh, in questo caso io ho la Ricoh GR3X, che ha un obiettivo da 26 megapixel, quindi equivalente al full frame al 40 mm, ok? Cosa c'è da dire? Allora, è estremamente piccola. Cioè, se già la Fujifilm X-E4 è piccola,
Guardatela, la Ricoh è quasi la metà, quindi cioè, capite bene che è una camera comodissima da portare in giro, cioè è la camera più comoda che ho, io spesso vado in giro solo con questa, vedete che sta nel palmo di una mano, la metto in tasca, la metto nel giubbotto, la metto ovunque perché non mi dà problemi, ok? Cosa ha di bello questa camera? Ovviamente questa cosa qui, la portabilità, leggerissima, molto molto reattiva, un ottimo autofocus, anche questa qui è una PSC, quindi è una compatta, però ha un sensore PSC ottimo da 24 megapixel se non sbaglio, ha una buona sensibilità ISO anche lei, il diaframma è un 2.8, quindi anche di sera non è eccezionale di sera, però qualcosina si riesce a fare con un'ottima illuminazione in strada, ok? Se l'illuminazione in strada non è molto, diciamo, le luci non sono molto, non c'è tanta illuminazione in strada, non è il massimo, però si può fare sempre qualcosa. Ha il corpo macchina stabilizzato, quindi è perfetta per fare street photography in movimento, quindi fotografia di strada in movimento, quindi è perfetta da questo punto di vista. È versatile, puoi veramente fare tante cose con questa camera, puoi fare anche dei ritratti volendo. Ha i profili colore anche lei, ovviamente quelli della Fuji sono completamente diversi rispetto a questi profili colore, ma anche questi profili colore vi garantisco che sono una bomba, soprattutto con l'ultimo aggiornamento ha introdotto il profilo colore negativo, che secondo me è uno dei più belli che ha. Ha tre diversi profili di black and white più soft, un black and white un po' più spinto, un black and white standard, diciamo così, quindi anche qui poi hai l'imbarazzo della scelta con i profili colore. Una cosa fantastica è il menu. Il menu che ha è il migliore menu che ho di tutte le fotocamere. Il migliore menu sia rispetto alla Sony sia rispetto alla Fuji. Il menu della Ricoh è proprio fatto veramente bene, cioè è come un telefono, cioè puoi, non hai problemi a trovare qualsiasi cosa, cioè è molto molto intuitivo. Ha il touch, lo schermo è touch. Cosa non mi piace di questa camera? Non ha il mirino, io sono spesso abituato a scattare con il mirino elettronico o ottico, quindi questa cosa mi manca. Lo schermo è fisso, questa cosa qui non è eccezionale, in giornate molto molto luminose con una luce molto forte, con un sole molto forte. Non, essendo fisso non puoi gestirlo, non puoi aprirlo e quindi quando c'è il sole hai difficoltà. Questa cosa, le uniche due cose, il mirino e lo schermo che non mi piacciono, però per il resto è una camera perfetta. È una camera anche che si presta ad essere usata da persone che non sono proprio, diciamo, che non sono proprio skillate, no, con la fotografia, perché la metti in automatico e fai le tue foto. Scatta in RAW, scatta in JPEG. Diciamo che è una camera che secondo me puoi usarla sia singola, quindi in strada usi solo questa, però cosa puoi fare con la Ricoh e a chi è destinata? Se possiedi ad esempio già una mirrorless, ad esempio una Fujifilm, puoi accoppiarla, puoi uscire strada con tutte e due, ok? Ad esempio sulla Fujifilm, questa qui visto che è un 40 mm la Ricoh, sulla Fujifilm ad esempio monti un diverso tipo di obiettivo, ad esempio monti un 18 mm equivalente a un 28 mm, una cosa del genere, quindi è un grandangolo, molto un bel grandangolo e è in 40 mm, quindi puoi gestirti in strada con queste due lunghezze focali, quindi è un'ottima accoppiata. Non la consiglio a chi vuole la prima camera, la Ricoh secondo me. Perché la Ricoh secondo me è una camera che va acquistata se fai fotografia già da un po', quindi sei già pratico in strada. E ti ripeto, se possiedi già una mirrorless, ti conviene, se possiedi già una camera con degli obiettivi, ok, intercambiabili, che poi ha la possibilità di cambiare diversi tipi di obiettivi, ti consiglio anche in questo caso di acquistare una Ricoh. Ma se è la tua prima mirrorless, la tua prima camera per fare street photography, non ti consiglio questa. Puoi farlo perché magari a te non ti interessa cambiare lunghezza focale, magari perché ti ripeto, la Ricoh c'è anche la versione GR3 che è quella da 28 mm, questa è la X da 40 mm, quindi se a te piace scattare solo con il 28 mm o con il 40 in questo caso, puoi prendere anche solo questa e partire con questa. Quello che posso consigliarti è che se hai già una camera con gli obiettivi intercambiabili, una mirrorless, ti conviene acquistare questa. Se non possiedi nulla, quindi hai solo il tuo telefono o una camera che
giusto per iniziare, vuoi prendere proprio quella vera, no? Io ti consiglio comunque di prendere prima una mirrorless e poi magari una compatta da accoppiare successivamente. Ti ripeto, puoi sempre farlo, sono dei gusti personali. Se scatti solo con il 28 mm o con il 40 mm e dici a me non mi interessa avere altre lunghezze focali, allora acquista anche questo, ok? Spero di avervi detto un po' tutto, spero di avervi chiarito un po' le idee, fatemi sapere cosa ne pensate. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, come al solito vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per supportarmi qui su YouTube e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!